Il 9 ottobre scorso i leader dei paesi mediterranei, su invito del primo ministro greco Tsipras, si sono incontrati ad Atene per discutere di problemi comuni dei paesi, e con una particolare enfasi sulla occupazione, sui problemi della crescita, occupazione e delle migrazioni. È stato un incontro importante sul piano segnaletico, nel senso che questi paesi hanno voluto segnalare ai loro partner europei il disagio che vivono da tempo per una sorta di crisi infinita, una crisi economica che non sembra demordere, e anche per la preoccupazione principale derivante da una incapacità, ancora insufficienza, sicuramente inadeguatezza nel gestire i flussi migratori. È stato un incontro importante dal punto di vista segnaletico, ma molto controverso dal punto di vista del metodo, perché cosa abbiamo? Abbiamo un altro gruppo di paesi che tende a creare una frazione all'interno dell'Unione e un po' per far avanzare la sua agenda. Non è la prima volta che accade, si parla già di un gruppo di Visegrad e penso al discorso che ha fatto il presidente Juncker sullo stato dell'Unione, che lanciava un grido d'allarme perché mai come ora queste tendenze a formare coalizioni parziali e a vedere soltanto dal proprio punto di vista le priorità dell'Europa rischiano di portare a divisioni che non ci aiutano a risolvere i nostri problemi. Quindi dal punto di vista dell'opportunità e del metodo è importante capire che questi incontri devono trovare perché è legittimo individuare e approfondire i propri problemi, ma devono trovare uno sbocco che sia nel dialogo, nella costruzione dell'Unione e nella compensazione di interessi, problemi e difficoltà diverse, e che non è imponendo la propria agenda agli altri che si arriverà a soluzioni condivise.